Ormai la ragazza era l'unica, l'ultima sopravvissuta, non c'erano più, c'erano solo i morti in mare. Chi è in mare, che è naufragato, va aiutato, va salvato. La mattina siamo andati a. In quel periodo non lavoravo, quindi col mio amico Onder, il mare era buono, una pesca sportiva, perché non è che siamo professionisti. Io faccio il muratore, Onder è in pensione. Siamo 7 del mattino, usciamo fuori, incominciamo a uscire fuori dal porto. Appena usciamo fuori al porto abbiamo visto un po' di movimento strano, che non era normale vedere tre barche raggruppate tutte insieme. Siamo guardati, avviciniamoci, vediamo cosa è successo, vediamo un po' cosa è successo. Avvicinandoci, neanche abbiamo fatto più di 5 minuti di navigazione, abbiamo visto già il mare pieno di gente che urlava, attaccata a bidoni vuoti di acqua, bottiglie, tutto ciò che galleggiava loro si aggrappavano. Ecco. Quindi siamo rimasti un po' così interdetti, poi incominciamo a raccogliere. Ho cercato di chiamare la capitaneria di porto, poi mi sono accorto che era già sul posto la capitaneria, quindi il telefono l'ho buttato in plancia e ho cominciato a raccogliere il primo. Ho preso il primo con una mano, l'ho messo a bordo, tirandolo su, quando l'ho toccato scivolava. Erano tutti sporchi di gasolio. Abbiamo messo il primo, gli ho dato il mio asciugamano perché ho visto che batteva i denti e aveva freddo. Poi prendo il secondo, il terzo, però erano tutti nudi, tutti sporchi, nudi. E li appoggiavo lì. Quando ho messo il terzo a bordo, dopo ero pronto a prendere l'altro, lui mi prende per le spalle e mi dà un bacio sulla nuca. Ho detto stai calmo che non è ora di queste cose qui. Quindi, poi il primo e il secondo già si erano un po' ripresi, quindi mi hanno anche loro aiutato a tirare su gli altri che non erano, ce n'erano almeno tre che erano in brutte condizioni. Erano. Ce n'era uno che i pantaloni, l'ho preso perché era proprio da col viso sotto sopra, quindi l'ho preso per la cintura dei pantaloni di peso e l'ho messo a bordo. Poi ne ho preso un altro pure con la cintura dei pantaloni, lui aveva i pantaloni e la maglietta, era l'unico. E quindi anche lui, come un sacco di patate, l'ho messo a bordo. Insomma, quando siamo arrivati che ne avevamo 9, 10 a bordo, la barca è pure piccolina, una piccola barca. Onder era molto preoccupato, c'è stato qua, ora affondiamo pure noi. C'era la capitaneria di porto vicino, c'era l'unità lì, che anche loro stavano soccorrendo. Ho segnalato al capitano, ho detto guardi che noi siamo troppo carichi, possiamo avvicinarci per... Ci ha detto il permesso e quindi abbiamo trasbordato quelli che noi avevamo presi, che due o tre stavano veramente male. Li abbiamo trasbordati, abbiamo segnalato che c'erano dei cadaveri, ci hanno detto di lasciarli perché c'era già un'altra unità. C'era un gommone dei carabinieri che stava recuperando già le altre salme, quindi lasciateli. Ci hanno detto fate un giro largo che voi avete un motoscafo, che siete più agili, più veloci, e date un ampio raggio, diciamo. Mentre ci stavamo allontanando dalla motovedetta, c'era un cadavere che abbiamo evitato di investirlo, poi ce n'era un altro, e abbiamo visto una donna, che era diciamo, in capelli, poi abbiamo visto che era una donna. Ho detto, porca miseria, l'unica donna che abbiamo visto gli faccia Onder, è pure morta, non la possiamo aiutare. Invece la ragazza ha avuto la forza di, ha sentito il rumore del motore e di dire con un filo di voce, help me, help me. Quindi ho detto Onder, manovra, e abbiamo evitato qualche altro cadavere che c'era. L'ho presa per una mano pensando di tirarla a bordo come avevo fatto con l'uomo, ma lei non si aiutava, come non riusciva a muovere, non riusciva a salire dalla scaletta. Ho detto Onder, spegni il motore, vieni qui che aiutami perché non ce la faccio. L'abbiamo presa per le ascelle e in mezzo alle gambe le cosce, l'abbiamo appoggiata sul pavimento della barca, ormai era libera, non avevamo più nessuno a bordo. E lì la ragazza tremava, ha vomitato perché anche lei era sporca di gasolio, solo che aveva pantaloncini e una canottiera aveva. Ho preso la bottiglia dell'acqua, gli ho lavato il viso, gli ho fatto bere un sorso d'acqua che ha vomitato subito perché era... Poi visto, gli ho lavato il viso, poi mi sono tolto la canottiera perché l'ho messa seduta in un angolo e tremava.
quindi mi sono tolto la mia canottiera, gliel'ho messo sul petto, l'ho strofinato un po' per riscaldarla e già lei ha incominciato a sentirsi meglio. Però ho richiamato la capitaneria che era lì vicino, erano ancora vicino, ho detto guardate che questa ragazza sta male, ha bisogno subito di cure. Abbiamo trasbordato anche l'UAM e in effetti immediatamente la capitaneria di porto è rientrata, perché ormai la ragazza era l'unica, l'ultima sopravvissuta, non ce n'erano più, c'erano solo i morti in mare, quindi poi man mano le altre sono ritornate dentro in porto, mentre noi abbiamo continuato a fare il giro del lì, diciamo, volevamo cercare di pescare per scaricarci la tensione di quello che avevamo visto, però non avevamo sentore della tragedia, di quello che era successo. Niente, siamo messi a parlare più che altro, neanche le lenze in mare abbiamo buttato. A mezzogiorno, che eravamo a Punta Ponente, Onder chiama sua moglie Maura e Maura gli dice che già avevano recuperato 55 morti. Ho detto sì, no, sono tanti, ho detto, ma no, ne abbiamo visti morti, ma non 55, sì, ne avevamo visto 15, 20. E vabbè, continuiamo, oramai eravamo a metà isola, continuiamo, vediamo un po'. Verso le 2:30 chiamo io Rosa, mia moglie, e lei mi fa, guarda che ci sono più di 150 morti. Lei non sapeva ancora niente che noi avevamo preso. Ho detto sì, vabbè, noi abbiamo preso 12 ragazzi vivi, ma morti sì, ne abbiamo visto, ma 150. E lei poi mi ha spiegato che già avevano notizie che c'era il barcone affondato, perché noi non avevamo in acqua, c'erano solo queste tre barche grandi che stavano soccorrendo e tutti i naufraghi in mare. Della barca non sapevamo niente, non si vedeva niente. E allora a quel punto siamo rientrati, eravamo già a Calapisana, quindi siamo rientrati e abbiamo deciso con Onder di chiedere notizie dei ragazzi, della ragazza. Poi siamo andati all'ospedale, c'era una mia amica che è la vice direttrice sanitaria, mi sono detto non ti preoccupare, le 5 donne che hanno portato, che sono le uniche, stanno tutte bene, le abbiamo fatto pulire, diciamo, le hanno fatto lavanda gastrica, non so cosa le avevano fatto, dice stanno bene, non ti preoccupare. E quindi lì è finito quel giorno lì. Poi dal giorno dopo, sempre perché non lavoravo, avevo tempo, volevo avere notizie di più, volevo conoscerli, perché negli arco degli anni abbiamo aiutato io e mia moglie qui molti emigranti che sono passati per Lampedusa in questi 20 anni, però non abbiamo mai cercato di approfondire più di tanto, abbiamo aiutati e basta, però questa volta li volevo conoscere, volevo capire le loro storie, da quale paese venivano, perché scappavano, ecco. Quindi poi dopo ci ho provato al centro accoglienza ma non mi hanno fatto entrare, ho chiesto il permesso al prefetto, non mi ha fatto entrare, non me l'ha dato il permesso. Poi parlando col sindaco mi ha detto che i sopravvissuti sarebbero andati a Langar per il riconoscimento delle prime salme, quindi nell'hangar già c'erano 150 bare e quella sera tutti i soccorritori civili siamo stati invitati lì alla cerimonia che poi si sarebbe fatta dopo la messa. E lì ho rincontrato la ragazza, lo amo. Erano solo 5 le sopravvissute, quindi appena gli ho preso il viso, gli ho girato il viso, che ho detto deve essere lei. Lei appena mi ha riconosciuto si è buttata al collo urlando, è lui che mi ha salvato, è lui che mi ha salvato. Poi si è avvicinato a Onder, ha abbracciato anche Onder perché ha riconosciuto pure Onder e quindi poi gli abbiamo dato i nostri numeri di telefono. Quella sera poi è finita lì, ho detto tu ora quando stasera che entri al centro, domani se hai bisogno di aiuto, hai bisogno di un telefono. Lei già mi aveva detto, mi ha fatto capire a gesti che aveva bisogno di un telefono. E la mattina dopo mi ha chiamato e io avevo già preparato un telefono e avevo già abilitato una scheda, solo che al centro non mi hanno fatto entrare e a lei non l'hanno fatto neanche avvicinare ai cancelli. Sono andato via, il pomeriggio alle 3 sono andato di nuovo al centro accoglienza perché lei mi aveva fatto richiamare da un ragazzo lì che faceva il servizio. Sono andato lì, la ragazza si è avvicinata, gli ho dato il telefono, lei e da lì poi ha avvisato i parenti che si era salvata, quindi. E poi i giorni successivi gli ho spiegato in grandi linee che io ho la casa sul centro, quando gli ho detto in questi giorni che uscirete, tu fai. Come difatti il giorno dopo lei mi ha chiamato dicendo guarda che sono fuori, non so dove è casa tua. Io ero al municipio, sono tornato indietro, sono andato lì, sono andato a prendere, l'ho portato a casa. È lì che poi ha rivisto mia moglie, perché mia moglie era anche lei venuta con me al centro d'accoglienza quando gli ho dato il telefono. È venuta a casa, mia moglie aveva già un po' di tosse perché aveva già una bronchite. Aveva. Mia moglie subito tachipirina, un po' di tè caldo,
qualche parola per capire, che poi mi ha spiegato che erano tutti eritrei. E quindi da lì poi ho detto la curiosità di conoscere anche gli altri ragazzi. Quindi gli ho detto Luam, poi mi ha detto che si chiamava Luam, ho detto quando sei nel centro tra di voi parlate, cerca di capire chi sono quelli che sono stati presi da una piccola barca bianca. E lei mi ha detto sì, noi ne stiamo già parlando al centro, so già in gran parte chi sono quelli che erano stati salvati. Un paio di giorni dopo, alle 9:30 di sera, sento suonare il citofono ed erano tutti ragazzi, non c'era solo l'UAM perché la mattina l'UAM era stata trasferita a Palermo, aveva anche lei la broncopolmonite, quindi l'hanno ricoverata a Palermo. E i ragazzi, c'era Robel che era già venuto una volta con l'UAM e quindi lì ho conosciuto tutti, quasi tutti perché ne mancavano un paio. Da lì poi ho chiamato anche Onder e Mauro perché anche lui voleva conoscerli tutti, quindi ho chiamato Mauro, sono venuti qui, siamo stati più di un paio d'ore, tutti i nomi perché scappavano, no, hanno ammozziconi di parole, abbiamo più o meno le storie erano tutte uguali. Libia, hanno visto sparare, arrestati, hanno pagato il riscatto, questo. E poi la tragedia, chi aveva una sorella, chi aveva un fratello, chi aveva un cugino che avevano perso, la tragedia. Il nostro intervento è durato un'ora e un quarto, ma ci è sembrato 2 minuti, ecco, è stato molto veloce perché facevi tutto in automatico. Poi la cosa bella è che facevi tutto in automatico, noi non siamo addestrati a fare salvataggi in mare, però in quell'attimo lì lo prendevi, lo mettevi a bordo, lo adagiavi, poi prendevi subito l'altro, o quello che non dava i segni di vita subito per la cintura dei pantaloni e metterlo a bordo. È stato tutto in automatico, anche per la presa dei cinture dei pantaloni. Poi gli altri soccorritori che hanno visto la scena, dice Santi, ma dove ti è uscita quella forza di prendere? Che ne so io, dice, era stata l'adrenalina di quel momento. Perché poi l'anno dopo, sempre la scena della cintura dei pantaloni, è venuto Tadesse, che è l'unico che è rimasto in Italia, perché è l'unico che è stato, perché lui stava talmente male che quando è stato portato a terra è stato subito portato a Palermo con l'elisoccorso, perché è più grave. Lui è tornato dopo un anno che voleva, perché del salvataggio non ricordava niente, voleva ringraziare chi l'aveva preso fisicamente, quindi domandando dice, allora poi tra i jeans, è l'unico che aveva la maglietta Havana, sono risaliti a me. Io poi quando l'ho visto ho detto, ma si può sapere come fa un ragazzo di 1,85 m, quasi 1,90 m, come ho fatto quel giorno a prenderti con una mano e metterti a bordo? Eppure ce l'ho fatta, diciamo. Anche l'altro, perché io mi ricordo che l'altro che ho preso era Samuel, che Samuel è in Germania ora, sono 2 anni che non viene perché non ha ancora i documenti. Anche Samuel l'ho preso con una mano e l'ho messo a bordo, quindi erano gli unici. E rievoco quelle cose lì, ecco, e ti domandi come, chi ti ha dato la forza quel giorno. Ecco. Io non ricordo, sono andato lì quando hanno esposto questi disegni, e li ho guardati tutti, no? Ho visto i ragazzi con le braccia alzate, ho detto ma questa è una scena che io ho visto. Poi ho visto questo, ecco. Questo mi ricorda l'atto che quando noi abbiamo, io e Onder, abbiamo tirato su l'UAM, perché è l'unica che Onder mi ha aiutato. Ho detto ma io questa scena è una scena mia. E come l'ha fatta a sapere il disegnatore? Perché mi ero dimenticato di averla raccontata a Francesco e lui l'ha impressa nel disegno. Poi ho contattato Francesco e ha detto che me l'avrebbe regalato, quindi infatti me l'ha regalato e ce l'ho qui in casa. Ecco.